Dunque, a questo punto, a parte l'allenamento che dovreste prendere nella risoluzione delle reti, voi dovreste sapere tutto sulla risoluzione delle reti resistive lineari. Quando avete una rete resistiva, costituita con forze elettromotrici di qualsiasi tipo, dovreste saper trovare la soluzione, in tutti i casi. Dunque, abbiamo fatto presto, tutto sommato, a imparare la risoluzione di queste reti, soltanto che il risultato per alcuni di voi, insomma, può essere deludente, perché tutto sommato abbiamo imparato a risolvere reti resistive, ma gli induttori e i condensatori li abbiamo lasciati da un'altra parte e sappiamo pure che queste reti non rappresentano praticamente niente. E quindi sembrerebbe che tutto questo lavoro, ecco, sia abbandonato a se stesso. Che invece voglio farvi capire subito questo, che questo metodo è applicabile anche se ci sono induttori e condensatori. Cioè, abbiamo un sistema molto potente per risolvere le reti elettriche, che è costituito da uno strumento matematico che ci è dato dalla trasformazione di Laplace e che ci permette di affrontare la soluzione delle reti con RLC, con induttori e condensatori, cioè anche con quei bipoli, vi ricordate che abbiamo detto, che hanno memoria, quindi reti con memoria, allo stesso modo con cui risolviamo reti resistive, proprio allo stesso modo. Cioè, che vuol dire allo stesso modo? Vuol dire che se io metto qui, ad esempio, delle forze elettromotrici qualsiasi, nel fuori del tempo, e qui ci metto dei rettangolini, qui altre forze elettromotrici, qui generatori, qui altri rettangolini, qui un altro rettangolino così, ecco, dove questi rettangolini rappresentano resistori, induttori e condensatori, ecco, noi vedremo che quando scriveremo questa metodologia, consiste in questo: quando scriveremo le equazioni che sappiamo scrivere, le risolutive delle reti per sistemi con RLC, avremo ancora un sistema algebrico. Cioè, ciascuno di questi elementi si trasformerà in modo tale che l'equazione che viene fuori sarà algebrico. E vediamo più da vicino cosa vuol dire questo e come si risolve questo problema. Innanzitutto, forse qualcuno di voi saprà senz'altro bene cos'è una trasformazione, però siccome non tutti hanno le idee chiare, cerchiamo di capire il sistema che seguiremo, perché questo sistema è molto importante e si applica più volte in queste discipline di ingegneria. Diciamo che io ho un problema in un dominio che chiamo il dominio del tempo, che chiamo T. Cos'è questo problema del dominio del tempo? Nel nostro caso ho delle forze elettromotrici che sono funzioni del tempo, delle correnti che sono funzioni del tempo, ci avrò poi le reti con RLC, generatori, che si risolvono con equazioni differenziali, dove le incognite sono le correnti, le derivate nel tempo delle correnti o delle tensioni, e anche gli integrali nel tempo delle correnti. Abbiamo tutte queste operazioni. Abbiamo le operazioni algebriche con i resistori, abbiamo anche le operazioni di integrazione, di derivazione e variabili semplici. Io voglio risolvere qui un certo problema. Questo problema mi sembra piuttosto complesso, complicato. Ora cosa faccio? Mi trasferisco in un altro dominio di una variabile che definisco. E c'ho tanti modi per farlo, perché stabilisco qui quali sono le regole della trasformazione. Ecco, queste sono delle regole molto importanti che dovremo andare ad analizzare in dettaglio. Con queste regole di trasformazione cosa faccio? Ogni valore che c'è in questo dominio, mediante questa regola, si trasforma qui in un altro valore. A e di t faccio corrispondere un'altra funzione. Come chiamo questa variabile, il trasferimento? Qua la variabile è il tempo, perché tutte le funzioni sono funzioni del tempo qui dentro. Qui la variabile è una variabile che chiamo S, che ha un nome, si chiama pulsazione complessa. È un numero che può essere reale o complesso.
E quindi ognuno di questi elementi e conti si trasformerà in una funzione che sarà econnessa. Ogni funzione del tempo se ne ricaverà un'altra con queste regole di trasformazione. Qui avremo i con S, avremo una I funzione di S invece che nel tempo, e poi avremo anche i parametri di induttore e condensatore e resistenze che saranno trasformati. Le resistenze saranno trasformate semplicemente con una resistenza di valore R, cioè passeranno immutate in questa trasformazione, cioè non erano funzioni del tempo. Le soluzioni non lo sanno neppure qui, cioè i parametri sono così. Qui dentro poi, lo faccio a parte, abbiamo ad esempio i condensatori. Qui abbiamo un condensatore C che non abbiamo considerato. Come si dà un condensatore? Come si fornisce un condensatore? Ecco, già questo bipolo va chiarito che va dato con due parametri. Qui bisogna dire la capacità del condensatore e la tensione iniziale, la V0, che c'ha il condensatore. Quando prendo un bipolo condensatore, io non posso dare un numero solo. Quando prendo un resistore, dico, c'ho un resistore da 3 ohm, oppure un resistore da 5 Siemens, e ho detto tutto, un numero. Quando do un condensatore, devo dire il valore della capacità, ma anche dire se è carico, e se è carico, oppure se non lo è, dico 0, e quanto è anche il verso della tensione di carica. Cioè bisogna dare la sua memoria, il valore della memoria, perché la sua memoria sarà importante perché influenzerà la soluzione. Quindi devo dare V0 e C. C'ho un condensatore di 10 microfarad, 3 volt. Se dico 3 volt, devo dire anche il verso con cui la misuro, proprio come si fa con le batterie. Devo mettere un più C, altrimenti non posso più dare significato alla parola con capacità, ad esempio, 10 microfarad, V0 3 volt. Ecco, questa coppia di dati ha senso solo se io fornisco il bipolo C con il suo verso, altrimenti questo dato non è interpretabile. Questo oggetto, quando lo trasformo in questo dominio, diventa un oggetto di questo tipo, si trasforma in un generatore di tensione in serie a un elemento capacitivo. Quindi vengono fuori due valori numerici, la tensione V0 e il valore capacitivo. Questo termine avrà un valore che sarà funzione di S e sarà 1 su SC. Bisogna trasferire a un numero, questo è un numero, il numero diventa 1 su SC, diventa funzione di S in questa trasformazione. E il generatore di tensione come sarà? Se qui il più ce l'ho dalla parte a sinistra del condensatore, io qui ce lo metto, lascio il verso a sinistra. Quindi se qui è più da questa parte, il più lo metto da questa parte. E quanto vale questo generatore? Vale la tensione iniziale V con 0, il valore che avevo qui nel dominio del tempo, però diviso S. Ecco, questa è la trasformazione di un condensatore in questo dominio. Quindi se ho un condensatore qui, lo trasporto qui, ma lo modifico così, modifico il circuito. Analogamente, se ho un induttore, anche l'induttore è un elemento con memoria. Non si può dire c'è un induttore di induttanza L. Se sto in una rete, devo sapere quant'era la corrente iniziale che lo c'ha. L'induttore può essere carico, può star formando un campo magnetico. Qui ci può essere un campo elettrico qua dentro, chiuso nel condensatore. Qui, in questo bipolo, ci può essere un campo magnetico. E quindi do anche qui due valori, do L e I con 0, do due valori. Vi faccio notare che qui do due valori, tensione e capacità. Vedete che lo rappresento quasi quasi, il condensatore, come un elemento Thevenin. Questa è una rappresentazione Thevenin, no? Io nella rappresentazione Thevenin, nel caso dei resistori, ci avevo forza elettromotrice e resistenza. E do un generatore come lo do sempre, infatti, con due numeri, la tensione e la sua resistenza interna. Qualunque bipolo attivo faccio così. Quindi qui è capacitivo, cambiano
il senso di questi valori, ma praticamente è la stessa cosa. Se do un generatore di corrente, come lo do? Devo dare un generatore di corrente con una rappresentazione Norton. Devo dare il valore della corrente con S e della resistenza parallela. Ecco, l'induttore, siccome è dato da due numeri, generatore di corrente e valore di R, diciamo questi due numeri si trasformeranno in una rappresentazione Norton. Cioè gli induttori vengono trasformati in questa trasformazione con un generatore di corrente in parallelo al valore dell'induttanza L e quindi poi dopodiché questo è il bipolo, cioè il bipolo è un bipolo Norton. Quanto vale questa L? Non si mette L, scusate, già sono prima, questo vale SL. Come qui il termine si trasformava da C a 1 su SC, il termine L si trasforma in SL. Tutto questo poi va dimostrato, devo dire in particolare come mai si fa così. E il verso della corrente, se si prende lo stesso verso di con 0, si mette qui dentro e questo sarà I con 0 diviso S. Come qui V con 0 diviso S, ecco. Perché si divide per S? Beh, innanzitutto apriamo un'altra cosa. In questa trasformazione cambiano tante cose, c'è sempre un numero, il numero 5. Come si trasforma qui dentro? Cioè con queste regole se la trasformazione è quella di Laplace. Ogni numero sarà 5 diviso S, si dividono per S, tutti i numeri vengono divisi per S. Il numero 1, qui sarà 1 diviso S. Si fa questa trasformazione. Evidentemente qualcuno ha una curiosità, ma qui il numero, se c'è un numero 3 in questo ambiente, che cosa significa in quest'altro? Ecco, bisogna reinterpretarlo. Poi vedremo cosa significa. Significa qualcosa di molto interessante, però non li troviamo, quindi andiamo un po' con calma. Per ora facciamoci solo queste trasformazioni per capire come funziona il sistema, così avuto una prima impressione, voi riuscite a capire che meccanismo vogliamo usare. Se io qui scrivo le equazioni delle reti elettriche in questo sistema, e qui il vantaggio enorme, ho delle equazioni algebriche. Quindi ritorno con tutta la soluzione dell'algebra e ottengo i risultati delle reti, ottengo tutte le correnti di lato e le tensioni di lato, però tutte funzioni di S. Il problema sarà quello di antitrasformare, diciamo, ma le funzioni V di S di qui, cosa diventano qui? Come si antitrasformano? Quindi ho due problemi, fornire le regole di trasformazione e fornire le regole di antitrasformazione. Questo metodo non è nuovo per la matematica. Volevo far notare che questo lo facciamo per le funzioni, in algebra delle funzioni, che voi nell'algebra dei numeri, per indicarci, ecco, parlando proprio molto con i piedi, avete già affrontato. Per esempio, vediamo qui un'operazione difficile nel sistema algebrico dei numeri. Radice quinta di 91. Chi è che sa fare questa operazione? Come? La calcolatrice, perché sa le regole. Voglio dire, non c'è l'algoritmo che ci risolve questa radice quinta, no? Come si fa? Si va in un altro ambiente, si trasferiscono nell'ambiente, che trasformazione usate? Sono usati i logaritmi. Andate qui, vi inventate i vostri logaritmi, cioè al numero 91 fate corrispondere qui un altro numero. E poi scoprite che l'operazione di radice quinta, qui vuol dire divisione per 5. La divisione la sapete fare. Ottenete un altro numero, poi dite il risultato qui dentro è un numero che qui non ha senso. Vogliamo antitrasformare e voi fate l'antilogaritmo. È la stessa cosa, non so, se volete divertirvi, diciamo, facciamo una cosa nota che tutti sanno fare, la radice quadrata di 100. Bisogna fare, prendere 100, trasformarlo qui e fare il logaritmo in base 100, il logaritmo di 100. In che base? Arbitraria. Stabiliamo regole di trasformazione.
facciamo i logaritmi in base 10. Il logaritmo in base 10 di 100 quant'è? 2. Allora fa a 100 corrisponde 2. Poi qui devo fare la radice quadrata. Che vuol dire fare la radice quadrata? Vuol dire la divisione per 2. Allora qui faccio 2 diviso 2, lo so fare benissimo e fa 1. Il mio problema è capire, ma 1 che vuol dire qui? Vi ricordate, questo è l'esponente della 10, l'antitrasformazione, 10 alla 1, cioè 10. 10 è il risultato della radice di 100. Io non ho fatto la radice quadrata. Posso ignorare le regole della radice quadrata, che pure esistono e conosco, e posso invece utilizzare la regola di divisione, che è molto più semplice. Vado in un altro ambiente, divido, ritorno e faccio. Quindi nei numeri già ci sono operazioni che sappiamo fare, altre che si semplificano. Il logaritmo è un esempio dello stesso modo di procedere. Il problema è trovare poi, capire, non sbagliatevi, che nell'ambiente trasformato questi valori hanno un significato completamente diverso che in questo ambiente. Quindi l'operazione di trasformazione è importante. Facciamo un caso semplice per vedere come è semplice questa applicazione e che come, diciamo, facciamo una rete semplice RLC che avete senz'altro già fatto a fisica. Ma vi voglio far vedere che noi, o semplice o complicato, questo metodo non ci spaventa più nulla. Per esempio, come avete fatto senz'altro la carica e la scarica di un condensatore? Non l'avete fatta? Allora la facciamo. Se non l'avete fatta, la facciamo adesso. Tanto prendo un generatore. Il generatore ha una tensione costante E. Tensione costante, questo generatore alimenta un bipolo, per esempio RC. E troviamo la soluzione in questa rete semplicissima. Quanto vale la I? Dobbiamo applicare le leggi di Kirchhoff, non le sappiamo fare, o meglio, se lo facciamo nel modo come abbiamo imparato nel dominio del tempo, qua ci viene un'equazione integrale. Quindi poi dobbiamo risolvere un'equazione differenziale, non ci abbiamo voglia di risolverla. L'equazione differenziale che viene fuori in questo caso è abbastanza semplice, per cui chi ha fatto questa cosa in fisica la sa pure risolvere molto probabilmente, però si è accorto che non è agevole, per mettere le condizioni iniziali, insomma. Invece io applico le stesse regole che ho detto per le reti resistive e faccio vedere che questa, una volta applicata la trasformazione di Laplace, si risolve come una rete resistiva. E come facciamo? Quindi diamo i dati, do la E, la forza elettromotrice, la R e la capacità C. Poi devo dire anche se il condensatore inizialmente è carico o no. Se inizialmente è carico o no, cosa vuol dire? È chiaro che se disegno un circuito così non riesco a capire la carica iniziale del condensatore. Devo interrompere questo circuito, mettere qui un tasto, un interruttore, mettere qui un valore, un verso per la tensione del condensatore, questa, e dire che c'è, oltre che C, c'ho anche la V0. Poi può essere anche 0, non ci interessa più di tanto. Questo, finché è staccato, qui è tutto statico, non c'è corrente, c'è una tensione costante su questo condensatore, un condensatore carico, che è in serie a un resistore R. Questa tensione, per semplicità, perché così l'avete risolta, ma ammettiamo che abbia un valore costante e sia, per esempio, 10 volt. La resistenza però sia R e sia C, metto solo il numero al condensatore, anzi e anche alle tensioni, così forse semplifichiamo, diciamo che V0 sia 5 volt. R e C siano qualsiasi, dei parametri che poi vediamo dopo. Trasformiamo in Laplace. Allora in Laplace costruiamoci subito questa rete, questa, qui ci vedo la resistenza, cioè la rimetto la resistenza, il condensatore, vedo un condensatore, ci devo mettere il generatore di tensione e ci devo, innanzitutto i simboli li faccio subito così. Questo quanto vale? Questo vale R, perché viene immutato, lo stesso numero, lo copio. C vale 1 su SC. Quanto vale questo generatore? Più, sta a destra, da sotto, quindi lo metto qui. E quanto vale? Vale V0 diviso S. Se è il 5, questo vale V0 diviso S. Perché V0 è un numero, 5, non abbiamo visto ancora perché, ma insomma il numero nel sistema trasformato cambiano
nel senso che si dividono per S. Se la tensione è 10 volt e vale un numero, anche questo che è un numero, quando lo trasformo voglio trovare la E di S, qui devo trovare la E di S trasformata, siccome è un numero che è 10, qui posso scrivere 10 diviso S, o se volete E diviso S, dove E non è più una funzione di S, è un numero, perché i numeri, quando si trasformano, vanno divisi per S. E ottengo questo nuovo circuito. Questo nuovo circuito, troviamoci quanto vale la corrente in questo circuito. La corrente come sarà? Sarà IS, sarà funzione, metto lettere maiuscole, così si usa nel, per far capire che sto, per non sbagliarmi, sto in un altro dominio, nel dominio di S, voglio distinguere i valori delle variabili. Allora come faccio? Applichiamo Kirchhoff, come si fa? Su tutti i generatori, posso anche farlo subito qui la regola, comunque applichiamo Kirchhoff per la prima volta lentamente e mettiamo qui, scusate, qui il verso, qui non ce l'ho messo, ecco il verso così, ecco, e cominciamo a fare il primo giro. Il primo giro faccio la somma delle forze elettromotrici, quindi ho E diviso S e poi ho questa V0 diviso S più V0 diviso S, e questa qui è questo primo giro. Questo è uguale, primo termine che faccio? Scrivo R per I, la legge di Ohm si conserva tale e quale, è questa R I S. Poi c'è questo elemento, com'è la legge di Ohm di quest'altro elemento? Ecco, questa è la forza di questo sistema. Si dimostra che questi funzionano come, a fine del calcolo delle leggi costitutive, come dei coefficienti, come si comportano come se fossero dei coefficienti tipo R, cioè la legge costitutiva di questi elementi è 1 su SC per I, cioè questo è come se fosse il coefficiente da dare alla corrente che viene moltiplicata per I, quindi scrivo più, trovo quest'altro elemento, non è R, non è un numero, è una funzione, perché è una funzione di S, però questo lo tratto come un coefficiente moltiplicativo di I, proprio come ho fatto con R, vedo la stessa convenzione, il verso in questa maniera la corrente è concorde, no? E quindi scrivo più 1 su SC per I, sempre di S. Posso anche dire, scrivere come S più V0S, che questi due elementi sono in serie, cioè considero i condensatori come se fossero elementi resistivi, di valore diverso. Se sono in serie, posso dire, beh, questo fa R più 1 su SC, faccio la somma per I con S, che deriva anche da questa somma qui. Posso trattarli come se fossero resistenze, per dire, così si comportano. E così si può fare serie, parallele, partitore. Cambiano solo i coefficienti. E questa è la forza, diciamo, di questo metodo. Vogliamo trovare quanto vale la I con S? Ecco, da qui ricaviamo pure la I con S, se è l'incognita è la I con S è uguale... Qui ci metto una frazione, qui scrivo E più V0 diviso S diviso R più 1 su SC. Ho trovato la soluzione. Insomma, abbiamo la soluzione in S. E mo nel tempo come ci passiamo? Ecco, questo sarà un punto nodale dei nostri sistemi. Noi adesso, prima vi spiego qualcosa un po' di più di come si fa questa trasformazione, farvi capire come mai usiamo questi elementi, questo è come si opera, e cominciamo a risolvere gli esercizi lasciando la soluzione in S, e poi vediamo il problema dell'antitrasformata, che sarà pure, diciamo, importante. Comunque questo qui per soddisfazione, siccome è molto semplice, possiamo anche, diciamo, provare a risolverla. Non so, per esempio... Se, non so se è il caso di provare a fare una soluzione, questa qui viene, posso fare la somma di questi elementi, qui ci metto SC e qui ci scrivo 1 più SRC e qui c'ho questa E più V0 diviso S. Se poi porto SC al numeratore, cioè cosa faccio? Cancello questa S e questa qui la moltiplico per C. Quindi questa viene C per E più V0
diviso 1 più SRC. Se divido tutto, numeratore e denominatore, per RC, adesso questo sembra più complicato di quanto non sia, però per arrivare a una soluzione che divido questo per RC, e qui c'ho E più V0 diviso R, diviso al numeratore, ci metto, lo divido per RC, e quindi 1 su RC più S. E più V0 diviso R per 1 su S più 1 su RC. È la stessa cosa, ma perché lo scrivo in questa maniera? Questo è un coefficiente, è un numero, no? Perché E più V0 diviso R sono i dati che io ho. Qui c'è la funzione di S più un RC. C'è questa funzione che troveremo spesso del tipo 1 di S più alfa. Ecco, dobbiamo riconoscere. Questa è una funzione del tipo 1 su S più un numero, 1 su RC è un numero. Proviamo a vedere che questa funzione nel dominio di Laplace si trasforma nel dominio del tempo con l'espressione esponenziale E meno alfa t. Questa corrisponde al tempo a E meno alfa t. Quindi qua che vuol dire? Che se faccio l'antitrasformata, che non sappiamo fare, ma per arrivare presto a una soluzione, trovo l'espressione E per E meno 1 su RC per t. Ecco, e questa è la I di t nel tempo. Vi ho voluto precedere un tipo di trasformazione che proveremo a fare, che adesso abbiamo un po' sfruttato questa regola da dire, insomma, farvi capire come si arriva alle soluzioni. Avuto la soluzione in S, dobbiamo trovare quella nel tempo. Bene, vi ho spiegato il sistema, cioè l'operatività di questo metodo, poi domani vediamo, lunedì, vediamo come e perché viene fuori questa trasformazione.